Buongiorno amici, ben ritrovati, un saluto a tutti. Oggi abbiamo una scheda da riparare della SNK Neo Geo a 4 slot. Questa scheda è di Marco, che saluto, ciao Marco. Questa scheda ha un problema che poi lo andiamo a vedere insieme, ma prima dobbiamo risolvere un altro problema, perché il corriere ha combinato la sua parte, diciamo. Ha spezzato il connettore che sporgeva dalla scheda. Come vedete, in pratica questa prolunga è stata inserita perché sicuramente ha dei problemi qui sul pettine. Quindi, per poter fare diciamo la continuità con il cablaggio del giamma, hanno saldato dei fili dal lato del pettine direttamente sulla scheda, ma facendo questa operazione sporge un pochino dalla scheda e ovviamente il corriere nel trasporto l'ha spezzata. Poi ho visto che ha rotto anche un piedino qui in plastica, che però vabbè, non è essenziale, si può riparare in qualche altro modo, ma comunque il problema grave è anche riparare prima di tutto questo connettore. Io ne ho già preparato uno volante, perché per poterla accendere e provarla devo assolutamente prima riparare questo connettore. Devo aprire una parentesi, perché esiste anche un kit di riparazione specifico per poter riprodurre tutti questi pettini direttamente qui sullo zoccolo senza fare questa cosa qui, ma è un kit molto costoso e non so se lo vendono ancora. Io ho guardato fra le mie cianfusaglie, ma non ho più neanche un pin per poter ricostruire questo pettine. Poi qui sul tavolo abbiamo altre due schede. Questa è la parte sopra, vedete com'è bella questa scheda? Questa è una di quelle rare che ho io per fare delle prove, la uso come cavie, diciamo, questa scheda e l'altra scheda. Infatti su queste schede qui avevo fatto delle riparazioni volanti ai tempi per poterla utilizzare. Comunque sono due schede totalmente funzionanti, anche se sono state riparate, ma però diciamo che le uso soltanto per poter testare le schede che arrivano da riparare, perché così posso fare dei confronti, poi magari lo facciamo insieme nel video, per capire anche dov'è il problema, soprattutto sulle misurazioni elettroniche, per capire le tensioni e altri parametri che dallo schema non si vedono. Dopo aver smontato la scheda, possiamo accedere al connettore per fare le saldature del nuovo pettine che andrò a inserire. Ma per prima cosa, visto che siamo già dietro, gli diamo una bella controllatina, controlliamo bene tutta la parte qui e intanto che ci siamo guardiamo anche la batteria. La batteria è stata già sostituita, quindi in teoria dovrebbe essere a posto, anche se in questa zona qui c'è un po' di sporco e spero che non sia corrosione della batteria. Comunque vado a verificare questa zona e vado a inserire il nuovo connettore per fare la prova dell'accensione. Nel frattempo la lascio un attimo da parte questa scheda. Prendo anche la parte superiore della scheda per verificare soprattutto
questi connettori dove si inserisce la cartuccia e in effetti sono molto scuri. Questi connettori così scuri sicuramente avranno preso polvere. Immaginiamo che la scheda rimane appoggiata così nel cabinato e senza una cartuccia, ovviamente i pin restano scoperti e la parte sopra rimane, diciamo, a contatto con la polvere. E poi bisogna anche verificare tutti questi pin a microscopio per verificare che siano veramente puliti e non ossidati. Ma prima di tutto, visto che io ho la parte di questa scheda qui, quella che uso per fare le prove, che cosa posso fare? Visto che è identica, proprio precisa identica, posso inserire la parte sopra con la mia scheda, così la vado a rimontare, quella che ha già il connettore a posto, quindi la mia di prova, vado a inserire all'interno per fare una prova e per capire se almeno questa parte sopra qui è funzionante o non funzionante. Adesso preparo tutto e vi faccio vedere. Bene amici, ecco qui tutto pronto qui sul tavolo per fare il primo test, quindi andrò a testare solo la parte superiore, quella dove si inseriscono le cartucce. La parte sotto è la mia, quella di laboratorio, quindi già possiamo fare una prima prova di test di questa metà di scheda, diciamo. Quindi iniziamo subito ad accendere e vediamo un po' che cosa succede. Il mio martingegno è partito, il logo c'è, audio pure. Ecco qui il gioco, perfetto. Quindi la parte sopra di questa scheda è funzionante. Benissimo. Abbiamo anche l'audio. Adesso ho spento l'audio perché sennò non riesco a parlare con voi. Comunque, ecco, la parte sopra è funzionante. Adesso non mi resta altro che procedere con la saldatura di quel connettore e testare la parte sotto dell'altra scheda e vediamo che cosa succede. Iniziamo con togliere il vecchio connettore, quindi si parte con rimuovere il connettore. 1, 2 e 3, anche perché è proprio rotto e non recuperabile. Guardate che roba. Adesso mi metto dietro con tanta pazienza, preparo il tavolo e vado a preparare il nuovo connettore. Il connettore è già pronto per essere saldato. Ho messo un po' di pasta salda, quella classica, per saldare il rame, quindi alla fine ho sporcato un po' i pin. Non esagerate troppo con la temperatura del saldatore perché se no si scioglie il connettore. Al massimo si può rifare un'altra volta, non è un problema, però fate attenzione, dovete avere un po' di mano per fare questo lavoro. Adesso devo accendere assolutamente la ventola che aspira i fumi, scusate per il rumore ma devo aspirare i fumi. Quindi partiamo subito, accendo la ventola e via. Thank you.
Ed ecco qui il connettore pronto e saldato. Una bella pulitina con un po' di alcol isopropilico e poi andiamo a saldarlo sulla scheda madre della nostra Neo Geo SNK. Un piccolo accorgimento ve lo voglio dire, perché per creare una saldatura così pulita su questo tipo di connettore, quando si utilizza un tipo di pasta salda o di flussante, ma soprattutto di pasta salda, non è abbastanza l'alcol isopropilico, perché questa roba qua si toglie veramente con fatica. Io utilizzo questo prodotto, questo è il codice, e lo trovate su RS Pro. Guardate, non mi pagano per farvi vedere questo prodotto, ma io ve lo faccio vedere perché ve lo consiglio veramente col cuore. Funziona. Questo prodotto rimuove il flussante, ma soprattutto anche la pasta salda. Veramente vi dà una pulizia completa, così in modo che con il tempo poi non rimane dentro lo sporco, sai, quello sporco odioso che poi appiccica dappertutto. Invece così è pulitissimo e lo potete anche toccare con le mani. Adesso non perdo altro tempo, monto lo schedino saldandolo sulla scheda e lo andiamo a provare a banco prova per vedere un po' che cosa fa e che tipo di problema ha questa scheda. Stavo per inserire il connettore e per saldare i pin che mancano al connettore, ma però ho notato una cosa, che questi pin qui sono quelli dei tasti, quindi quello per saltare o per sparare, quello che sia, sia dal lato giocatore 1 che lato giocatore 2. I pin non sono gli stessi, o se il pin è 2 o 3 o di qua il 4 o 5, quello che sia, comunque sono soltanto i tastini. Ma a questo punto, per provare bene la scheda e per verificare che funzioni tutto e per capire anche soprattutto il problema, al massimo poi dopo ti chiamo Marco, perché così almeno mi dici bene il problema che aveva, adesso a questo punto non perdo altro tempo, non saldo neanche il connettore, vado subito al banco prova e vado a provare la scheda, così vediamo che problema dà questa scheda. Ok, andiamo subito al banco prova. Scheda pronta per essere testata qui sul banco prova. Ricordo che la parte sopra è già stata testata con l'altra mia metà della scheda che avevo in giro, quindi tutto pronto per accendere. Andiamo ad accendere, vediamo subito cosa succede. Ok, la scheda si è accesa ma non parte il BIOS, qui è verde, riavvia ma parte sempre la schermata verde e non parte la cartuccia. Adesso voglio provare a cambiare lo slot, quindi la inserisco nello slot numero 1, riaccendo il mio meccanismo qui, questo è il logo della mia scatoletta, si sta accendendo la scheda e vediamo un po'. Sempre schermata verde fissa e tenta di fare il boot, quindi di riavviare il gioco, ma niente da fare, non parte. Spengo subito. A questo punto non mi resta altro che smontare la scheda, guardarla bene con la lentina oppure anche al microscopio e vedere un po' che cosa c'è che non va. Adesso siamo sotto al microscopio e notiamo insieme un po' qui in zona batteria, vediamo che c'è un po' di muffa su alcuni componenti. Adesso devo girare la scheda, scusate un attimo. Questa è la batteria. Il pin della batteria con attorno un po' di roba che è stata saldata, penso un po' di pasta salda, e poi qui abbiamo un po' di resistenze completamente, diciamo, verdi dall'acido della batteria, perché questo qua è acido della batteria depositato sulle resistenze, e vediamo anche qua si nota molto bene. Quindi
Qua c'è da capire una cosa. Prima di tutto, anche il condensatore è un po' verdognolo. Prima di tutto, come vi dico sempre, prima di pulire la scheda, vi conviene sempre dargli una bella occhiata, soprattutto, oh, guardate qua, soprattutto al microscopio per scoprire questo mondo nascosto, perché poi una volta che si lava il tutto, poi non si può capire più dov'è il problema. Questa resistenza ha anche qualcosa di qui intorno che non è il massimo. Dov'è che sto cercando qui? Questa roba qui che c'è intorno, non so se è una sporcizia. Sì, forse è sporcizia che si è appiccicata a questa roba qua verde dell'acido della batteria, che poi è finita anche su tutta la scheda, e dobbiamo capire se le piste fanno continuità oppure no. Guardate che roba, anche i componenti come i condensatori e tutto il resto dobbiamo capire se. Poi notiamo anche che la batteria qua si muove. Ah no, è saldata da questo lato. Ragazzi, ho visto una cosa molto brutta. Allora, questa qua è la batteria che si muove, d'accordo? Questo occhiello è il pin saldato, quello che tiene la batteria. E questa qui è una pista, anzi forse due piste interrotte. Devo capire se è un riflesso della luce, queste due piste. Vedete che roba che c'è su qua? Mi sa che la batteria qua ha fatto un po' i soliti danni, i danni che fa una batteria quando perde il suo liquido. Adesso non riesco a vedere bene perché comunque faccio fatica. Ecco qui. Qua, questa è un'altra pista che praticamente non c'è più. Una e una due sono interrotte. Allora, io devo capire una cosa, ma secondo voi questa batteria è stata messa, cioè il danno è stato creato da questa batteria o dalla batteria precedente? Perché chi ha messo questa batteria qua nuova o non si è accorto del danno che ha fatto là? Anche qui, guardate, sono tutte piste interrotte. Vediamo se trovo qualcosa per farvi vedere. Qui, questa è interrotta, questa è interrotta. E come al solito vanno tutti sotto a questo connettore qua. Io ho visto subito che c'era una brutta macchia qua. Io l'ho vista subito questa brutta macchia. Infatti, su questa macchia ci sono delle piste interrotte. È che qua c'è una brutta cosa questa. Forse non sono del tutto corrose, magari si possono ricostruire, però. Però, facendo quel ragionamento che ti stavo dicendo prima, secondo me la causa è proprio creata da questa nuova batteria, perché se no altrimenti chi ha montato la batteria, anche sotto qui, guardate, vedete che ci sono le piste tutte interrotte e vanno tutte ricostruite, o almeno vanno prima testate. Vanno testate per capire se c'è qualcosa che si salva. Niente, niente, niente. Dai, facciamo così. Adesso vado a rimuovere questa brutta batteria perché devo capire un attimino se è buona o non è buona, ma comunque qua devo sempre toglierla per fare il lavoro. Al massimo, io vi consiglio una cosa: se avete una batteria che non va bene, toglietela e basta. Vi
inutile lasciare una batteria che non va bene, perché tanto questa batteria salva soltanto il calendario, quindi data e ora e i salvataggi, ma ormai sono tutte cose che non si usano neanche più. Però erano già avanti, questi giapponesi, perché per fare una cosa del genere sapevano già che cosa stavano facendo. Insomma, sono proprio delle persone, degli ingegneri molto molto avanti, bravissimi veramente. Niente, dai, va ripulito tutto qui e poi bisogna capire un po'. Inizio a togliere la batteria, pulisco un po' le piste lì, vedo un po' che cosa si può fare e poi vado a riprovare la scheda. Dopo aver provato per benino la scheda monitor, quindi l'abbiamo collegata, l'abbiamo accesa e abbiamo visionato il suo difetto e abbiamo visto il problema di questa scheda. Dopo aver fatto questa operazione, però ci dobbiamo fermare un attimo per riflettere su cosa fare con questo difetto, perché alla fine il difetto c'è, ma se vi ricordate al microscopio, e quello non mente, abbiamo visto delle piste interrotte. Ecco, già le piste interrotte ci fanno accendere una certa lampadina e ci fanno capire che non va bene assolutamente, le piste non devono essere interrotte. Quindi già il problema, secondo me, si può risolvere guardando questa zona. Quindi 1. Rimuovere la batteria, ovviamente, e non rimetterla più. Sì, volendo si può fare anche, diciamo, una modifica rimuovendo questa resistenza. Si può mettere una batteria tampone, quella da computer, quella da 3 volt, per comunque avere la possibilità di visualizzare a monitor il calendario della scheda con i salvataggi. Ma poi non è che, secondo me, è una cosa, sì, si può fare volendo, ma non serve più di tanto. Non dobbiamo tener conto di questi dati, perché tanto se la scheda è nostra sappiamo quando giochiamo, quindi è una cosa in più. L'unico problema è che se noi non mettiamo la batteria ci potrà dare un errore con scritto error calendario. Ecco, se vogliamo eliminare anche questo errore, allora sì. Se per quel motivo vi posso dire sì, mettiamo anche la batteria, una batteria da 3 volte normale, togliendo questa resistenza e il problema è risolto. Per quanto riguarda invece il difetto vero e proprio di questa scheda, io direi di fare una cosa adesso, perché qui bisogna ragionare bene. 1. Con questo grattabugie possiamo ripulire tutti i pin uno alla volta, magari possiamo anche intingerlo con un po' di alcol isopropilico che aiuta comunque a pulire per benino pin dopo pin tutti questi pin, ovviamente tutti. Non è una passeggiata, ci vorrà un bel po' di tempo, ma questo tempo comunque servirà a fare un bel lavoro. Se poi trovate diciamo, delle parti molto incrostate, io consiglio di utilizzare questa schiuma DRS, la trovate sul sito DRS. Poi se volete dei consigli, magari scrivetemi sotto nei commenti che vi dico un po' le cose. Oppure farò un video dedicato sulla pulizia di queste schede con questi prodotti. Ecco, con questa schiuma una bella pulita e leva tutto. L'unica cosa che resta appiccicosa, allora dobbiamo utilizzare questo Sprite che rimuove la schiuma di prima e la scheda non è più appiccicosa e resta un bel lavoro veramente fatto, proprio pulito. Bene, amici, una cosa che adesso dobbiamo fare dopo questa pulizia, ecco, io partirei subito da qui. Voi che cosa ne pensate? Io me la sento, ecco, per me il connettore 10, mi sembra con 10, sì, questo qua, le scritte sono qui, quindi qua c'è scritto connettore 10. Secondo me qua sotto al connettore c'è qualche pista interrotta. Ma non dobbiamo diventare matti, quindi alla fine non dobbiamo dissaldare il connettore per andare a cercare sotto chissà che cosa. Proprio nei casi estremi, quando proprio c'è tanta roba rovinata, allora sì, conviene toglierlo e andare sotto a vedere per benino. Io col tempo ho fatto una lista. Questa lista era scritta su un foglio, su un quaderno vecchio, l'ho trascritta così per comodità, per farvi vedere.
ho preso in particolare il connettore 10 di questa scheda con dei numerini A1, A2, A3, 5 volte e direte voi. E cosa significa? Allora, io ho scritto così perché è più facile rintracciare tutte le piste. Ovviamente queste cose qui io le ho tirate giù da internet un bel po' di anni fa, forse magari in rete ci sono ancora, ma comunque io me le sono scritte su un quaderno e adesso le ho riscritte per benino così. È anche un modo per condividere insieme a voi la mia esperienza di queste riparazioni. Bene, allora, insomma, che cosa devo fare con questi numeri? È semplice. Allora, innanzitutto siamo nel connettore 10. Ah, poi un'altra cosa. Beh, per ogni connettore c'è la sua, i suoi codici, diciamo. Ecco, io adesso voglio guardare il connettore 10. Comunque, la parte A1 e la parte B1 sta per la sigla stampata qui. Quindi A1 e B1. Cosa significa? Che la fila A1 è tutta questa fila e la fila B è tutta questa fila. Dov'è il pin numero 1? Il pin numero 1 è qui, vicino alla scritta. Quindi c'è l'1, c'è il 2, c'è il 3, A4, A5, A6, A7, fino al 32 pin. E lo stesso per il B1, B2, B3, B4, fino al 32 qua. Ok, e questa cosa è molto interessante per capire la lista che ho scritto. Poi, questo è il connettore A e questo è il connettore B. Più 5, più 5, più 5, più 5, sappiamo che è l'alimentazione. Quindi, che cosa devo fare per capire, per testare questi pin? Quindi, devo mettere il multimetro in continuità qui sul pin 1. E l'altro pin lo devo mettere sull'alimentazione del 5, del più 5. Se bippa significa che la continuità c'è, quindi l'alimentazione arriva al connettore. E così via. I primi 4 sono l'alimentazione del più 5. Dal quinto pin iniziano, diciamo, le cose un po' complicate. Andiamo al B72, tra parentesi. Cosa significa? Che dobbiamo andare in posizione B, lettera B, componente numero 7, al pin numero 2. E poi andiamo avanti con sempre il componente B7, pin 3, la 7 combacia con il B7, componente B7, il pin numero 4 e così via, B7 e poi andiamo a 13, B8, tra parentesi il 2 significa il pin 2. Ma come faccio a capire queste cose? Ok, allora guardiamo il primo insieme. Quindi abbiamo un A5, B7, 2. Quindi andiamo col multimetro sul pin A5, quindi si conta da qua 1, 2, 3, 4, 5, si mette il multimetro e poi andiamo al B7. Quindi notiamo che ci sono delle lettere A, B, C, D, E, F fino alla lettera L, anzi RS, fino in alto qua. Adesso non riesco a inquadrare dalla camera perché comunque le lettere vanno su, ma per il momento non ci interessano quelle in alto. Quindi andiamo al connettore, cioè scusate, alla lettera B e al connettore numero 7, no scusate, al chip numero 7, quindi A, B, numero 7, i numeri li vediamo qui sotto, quindi abbiamo 4, 5, 6 e 7 qui. Il B è questo, la riga del B è questa, la vedete? Quindi riga B, numero 7. E ci troviamo su questo componente e dobbiamo mettere il puntale sul numero 2 per capire su questo chip i pin come sono messi in progressione, numerati. Ovviamente qui non ci sono dei numeri, lo dovete sapere voi come si numerano, cioè come sono fatti questi chip. Adesso vi faccio vedere come sono disposti i piedini del chip.
Questo è il microchip e questa è la vista dall'alto. Benissimo, dobbiamo notare subito una cosa, che hanno messo una specie di mezzaluna, un foro a metà, sopra la parte nella plastica, per indicare la parte di partenza. Quindi questa è la partenza dove dobbiamo iniziare a contare i pin. Ovviamente tutte queste cose per chi le sa già, io ve le dico lo stesso perché voglio spiegare bene un po' come si possono riparare queste schede. Scusatemi, per tutte le persone che già sanno queste cose, ma non tutti sanno queste cose. Quindi si parte da questo lato, questo è il senso da dove dobbiamo iniziare a contare, e alla nostra sinistra parte il pin numero 1. Il 2, il 3, il 4, il 5, in questo caso fino al numero 10, che sarebbe l'ultimo della fila. Il numero 11 dove si trova? Si trova dall'altro lato, quindi 11, 12, 13 fino ad arrivare al numero 20 e finisce il chip. Quindi ricordatevi, pin 1, pin 20, pin 10 e pin 11. In questo caso perché stiamo parlando di un chip a 20 pin. Poi esistono anche altri tipi, a 8, a 16, a 30 e via così. Ma nel nostro caso, per capire dove dobbiamo mettere il puntale, adesso vi faccio rivedere l'altro foglio. Siamo arrivati al connettore A5. Giusto, posizione B, quindi lettera B e posizione 7 abbiamo il nostro chip e dobbiamo mettere il puntale sul pin numero 2, quindi su questo qui, questo pin. Andiamo a cercare la mezzaluna e indichiamo qual è il pin numero 2. Allora, abbiamo detto B 7 pin numero, eccolo qua, e il pin 2 è proprio questo qui, ok? 7 riga B, pin 2 e così via. Andiamo avanti a testare tutti i contatti dal nostro connettore, perché probabilmente se sotto qui c'è una pista ossidata o interrotta, corrosa dall'acido della batteria, non c'è continuità con l'altra scheda e non parte più niente. Ovviamente questa cosa va fatta per ogni tipo di connettore. Qua ne abbiamo un altro, qui un altro ancora. Anche se non sono in uso, se volete li potete guardare. Quelli più importanti sono questi, questo qui. Poi abbiamo dall'altro lato altro connettore, abbiamo questo, quest'altro. Adesso proverò a testare tutti i pin del connettore 10 e vediamo un po' che cosa riesco a trovare. Dopo un po' di pazienza, un po' tanta pazienza, ho finito il primo connettore e indovinate un po' che cosa ho trovato? Ho trovato il pin B25 collegato al Pro CO. Adesso vi faccio vedere il pin 72, non c'è continuità. E indovinate un po', vediamolo insieme. Questo è il primo, dopo devo fare anche tutti gli altri. Allora, il connettore si trova in alto qui. E la pista fa tutto un giro sotto qui, poi va di qua, passa sotto la scheda, arriva, 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 arriva e poi viene su di qua. Qua c'è un'altra, diciamo, un'altra pad che viene su da sotto e poi va al pin 72. Quindi da questo pin al connettore non c'è continuità. E adesso entra in gioco un po' un'altra cosa, quella che vi ho detto prima all'inizio. Io ho in giro delle altre schede. Ecco qua una delle altre schede che c'ho in giro. Che cosa servono queste schede? Cioè, per un riparatore che ne deve fare uso, che cosa fa? Un confronto. È importantissimo avere delle schede uguali a casa, soprattutto anche per i pezzi di ricambio, ma se la scheda funziona è meglio ancora.
Io che cosa ho fatto? Ho verificato che quello che avevo scritto è giusto, perché non è che dobbiamo saldare dei fili così a caso, perché sennò si può rovinare la scheda. A questo punto, testando perfettamente quello che c'è scritto qui, quindi al B25 il Pro CO 72 pin 72, eccolo qui, questo. Qui c'è la continuità, perché questa scheda ovviamente funziona, e questa è la conferma, un'altra conferma, che il connettore davvero non fa continuità, quindi non porta il segnale a questo processorino qua, quindi è logico che c'è un problema. Quindi adesso che cosa faccio? Prima di tutto cerco una posizione comoda per far passare il filo fino qui. Ovviamente devo verificare tutti i passaggi perché devo capire se ci sono delle, diciamo, biforcazioni che altre piste magari prendono lo stesso segnale, quindi lo devo prendere più a monte possibile per portare il segnale dove deve andare, insomma. Iniziamo subito con la prima saldatura del primo filo. E cosa dobbiamo fare? Andiamo al microscopio. Ho già messo la scheda sotto al microscopio e adesso devo un pochino grattare via la parte di isolamento sopra la pista per poter saldare il filo. Quindi con un taglierino faccio sì che la parte di rame si intravede senza toccare troppo la pista qui vicino, e ovviamente le altre non dobbiamo neanche toccarle, quindi soltanto quella che, diciamo, interessata a questa saldatura. Ho già messo un po' di flussante e adesso sporco un po' la punta. Anzi, facciamo una cosa, gli do una ripassatina per poter poi saldare il filo. Quindi prendo un po' di stagno, vado a stagnare un po' il mio anello, ecco, perfettamente, un bel lavoro. Rimetto su un po' di flussante, certo che a microscopio è tutta un'altra cosa. 20 anni fa, anche con l'aiuto della lente, non era molto facile. Ecco qua. Il filo lo metto in posizione. Io utilizzo un filo molto sottile, il più piccolo che esiste in commercio, ovviamente isolato. Ok. Gli do una bella pulita con un po' di alcol. Perché parto dalla parte più difficile? Perché così almeno, così ho già la partenza del filo e poi dall'altro lato è più semplice da saldare, quindi lo posso accorciare. Adesso andiamo dall'altro lato dove dobbiamo saldare il filo al pin numero 25 e saldiamo il filo, ma prima gli do una ripassatina al pin in modo da poter saldare meglio. Anche questo pin non è tanto saldato bene. Dunque, se troviamo dei pin che non sono proprio saldati benissimo, intanto che siamo dietro, conviene anche ripassarli. Poi ogni scheda. Ok, allora il pin interessato è proprio questo. Lo vediamo nel microscopio. Adesso come faccio a saldare il pin? Cioè, come faccio a saldare il filo con una lunghezza tutta dritta perfetta senza tagliarlo corto? Vi faccio vedere il mio trucchetto, così capite perché
Prima sono partito dalla parte più difficile. Dunque, questo qua è il filo. Lo facciamo passare così vicino. Lo tiriamo un pochino e praticamente lo dobbiamo girare un pochino intorno. Adesso dalla telecamera forse non si vede. Forse da qui vediamo. Comunque lo tiriamo un pochino così. Dimmi mica sbagliare il filo. Comunque lo. Ok. E poi lo saldiamo. In pratica. Come facciamo? Guardate al microscopio come sto facendo. Praticamente lo giro intorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ecco. Lo tengo tirato così, come una corda di violino. Ecco, lo tengo tirato così. E poi gli do una scaldatina. In questo modo, e guardate come si salda. Avete visto? Ecco perché sono partito dalla parte più difficile, perché questa è davvero molto facile. Dopo è abbastanza muovere un po' il filo che si spezza da solo, così facendo un movimento circolare. E il filo si è spezzato e l'altra parte è rimasta saldata. Questo è il filo. Benissimo. Adesso dobbiamo provare la scheda per capire se il problema è stato risolto oppure se ci sono altre piste interrotte. Quindi andiamo subito a provare la scheda. Ma prima ovviamente sempre una pulita, bisogna darla per evitare qualche corto tra un pin e l'altro. Diamo una bella pulitina. Ok, perfetto, dai. Dopo aver lavato per benino tutta la scheda, guardate com'è bella pulita, e ripristinato la linea interrotta da questo chip fino al connettore. Adesso dobbiamo fare le cose fatte bene, quindi devo utilizzare un software all'interno di questa apron. Questa apron l'ho programmata io, poi se vi interessa vi faccio vedere come, scrivetelo sotto nei commenti che vi spiego tutto. Se volete questo chip di diagnostica per le vostre schede, ve lo metto sotto in descrizione. Adesso cosa dobbiamo fare? Il filo della linea è stato ripristinato. Ma ovviamente il problema non è stato risolto perché comunque questa linea va nella parte superiore con questo connettore, quindi è una cosa in più che abbiamo fatto, ma per il momento non è quello che risolve il problema di questa scheda. Per risolvere il vero problema di questa scheda dobbiamo capire il vero problema. Quindi, dopo aver pulito anche tutta la parte della batteria, rimossa la batteria, adesso andiamo a fare il vero test. Quindi metto il cavalletto qui della fotocamera pronto sul monitor, accendo il mio sistema di verifica e andiamo a vedere che errore mi dà. Dalla diagnostica ci dice che il problema è nella VRAM da 2K che non è scrivibile. Ed è in posizione inferiore. Tutte queste cose voi direte, ma sì, non ho capito niente. Ok, adesso allora vi faccio vedere. Segnatevi questa roba qua, che adesso andiamo a vedere dove si trova sulla scheda e vi spiego due o tre cosine. Stando a quello che ci indica il nostro BIOS diagnostica, abbiamo un problema su una memoria da 2K che non scrive in posizione inferiore. E direte voi, e dove si trova fra tutti questi componenti?
Adesso andiamo a vederle insieme, così non sbagliamo. Allora, partiamo da quella audio. Quindi abbiamo una in posizione 6116 che gestisce la parte audio vicino allo Z80, che secondo me per il momento non ci interessa. Poi ne abbiamo altre 6 tutte in fila qui, e qui quando ce ne sono 6 uguali è un bel problema capire qual è quella giusta, giusto? E poi ne abbiamo altre 2 qui in alto. Dunque, partendo da queste qua, adesso vi spiego che queste due sono di lavoro, queste due sono di backup e queste due in alto sono video, che però lavorano insieme ad altre due memorie da 2K che si trovano in alto qui, chiamate fast, perché sono due memorie molto più veloci rispetto a tutte queste qui, che vengono scritte e lette da questo chip, l'LSPC. Ce ne sono di due modelli, in questa scheda c'è il modello A0, nelle altre schede ci sono dei modelli molto più avanzati. Ma quello che noi interessa è capire su questa scheda, quindi non usciamo dal nostro, diciamo, discorso, continuiamo e vi dico un'altra cosa, che questo chip al pin 76 ci dovrebbe essere un collegamento che va a pedino 21 di questa memoria, che va a leggere e a scrivere, anzi dovrebbe essere che scrive al pin 76. Quindi il problema, se noi non abbiamo un collegamento, quindi una pista interrotta, quindi se interrotta il chip dice non la leggo, ma se noi abbiamo il collegamento, quindi vuol dire che la pista non è interrotta, quindi non è quel problema, ma è proprio la memoria. Vi ricordate che la diagnostica ha specificato e ha detto che si trova in zona inferiore, quindi superiore questa e inferiore questa. Come vi ricordo che le lettere sono qui, vi faccio vedere, vedete le lettere sono qui, quindi superiore, inferiore. Poi c'è anche da capire un'altra cosa, perché in tutte queste memorie c'è un pacchetto che lavora, che lo chiamano superiore e inferiore, ma però per il momento noi ci interessa la posizione, quindi in posizione inferiore c'è questa memoria che, secondo la nostra diagnostica, non viene letta, anzi non viene scritta perché letta viene letta. Quindi adesso cosa dobbiamo fare per continuare questa riparazione? Andiamo a rimuovere questa memoria e la devo sostituire con un'altra memoria funzionante e poi vediamo se il problema è stato risolto. Quindi adesso vado a dissaldare il componente. Inizio con un po' di flussante, così non faccio fatica a dissaldare il componente. Ripasso anche un po' le saldature con un po' di stagno per far meno fatica poi a dissaldarlo con la pistola. E così vediamo un po' cosa succede. Io di solito faccio così, vado a mettere un po' di stagno sopra, pin per pin, tanto per ripassare un po' le saldature, così poi è più semplice dissaldare il componente. Adesso devo accendere la ventola, scusate il rumore, l'aspiratore dei fumi. Così già meglio, eh? Saldature ripassate. Un pochino di flussante non fa mai male. Perfetto. E iniziamo a dissaldare il chip. Mm.
Adesso giro la scheda perché devo riscaldare il chip dall'altro lato per poi toglierlo. Dopo aver disaldato il componente dal lato sotto, io vi consiglio di girare la scheda, incartare le parti delicate come i connettori in plastica, soprattutto questi, e di scaldare il componente perché, visto che sono schede molto vecchie, le piste sono talmente delicate che si possono strappare insieme al componente. Per esperienza io vi consiglio di utilizzare un po' di flussante sui pin e poi di andare a scaldare il componente con aria calda. Diciamo che è già quasi staccato, però per evitare e soprattutto di non andare sotto con dei cacciaviti, perché sennò si rischia di rovinare qualcosa qui intorno, ma di utilizzare un estrattore di tipo questo, che è fatto apposta per estrarre i chip dalle schede. Iniziamo subito, aria calda, accendo la ventola dei fumi. Ci siamo. Ok, adesso è un po' scottente, ma così l'ho rimosso senza rovinare le piste. Ci vuole molta pazienza, attenzione a quei video che fanno vedere che fanno tutto veloce, tolgono senza fatica, non è vero, attenzione, perché guardate, si fa davvero molta fatica soprattutto su quelli grossi. Bene, adesso vado a ripulire, vado a saldare lo zoccolo e proviamo il chip nuovo. La prima cosa che voglio fare adesso è quella di ripulire la parte della scheda, quindi vado a rimuovere tutta la carta, tutta la parte che ho protetto, benissimo, così posso pulirla bene. E poi vado a saldare uno zoccolo con un po' di alcol. Con un po' di alcol vado a pulire tutta la parte interessata per togliere tutto lo sporco del flussante. Guardate le piste come sono rimaste lì belle,
senza rompere niente. Sono tutti lavoretti da fare con calma questi. Un altro consiglio che posso darvi è quello di misurare le piste intanto che non c'è il chip saldato sopra, in modo da poter testare ancora meglio la parte sottostante. Io di solito lo faccio sempre quando tolgo questi chip, vado a controllare anche le piste, così sono più sicuro che il lavoro è ben fatto. Bene, questo flussante appiccica talmente tanto che dopo aver controllato anche tutte le piste, si prende lo zoccolo e si salda. Adesso dove l'ho messo lo zoccolo? Eccolo qua. Questo qua è uno zoccolo che serve per poter estrarre il chip più facilmente senza disaldarlo. Quindi lo zoccolo rimane saldato alla scheda e il componente si può rimuovere più facilmente senza tutte le volte disaldare il componente. Adesso andiamo a saldare il componente. Accendo l'aspiratore e vado a saldare tutti gli altri pin. Come sempre, dopo vado anche a ripulire tutta la scheda. Bene, ragazzi, adesso lo zoccolo è stato saldato. Adesso non ci resta altro che provare. Quindi devo inserire il chip all'interno dello zoccolo e poi andiamo sul tavolo per capire se la scheda è stata riparata o se c'è qualcos'altro da guardare, perché su queste schede non è mai finita. Bene, adesso perfetto, dai, andiamo sul tavolo, inseriamo il chip e proviamo la scheda. VRAM inferiore è stata sostituita, adesso non ci resta altro che provare la scheda, quindi vado ad accendere il tutto, andiamo a vedere a monitor che cosa ci indica. Ai 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 ragazzi, VRAM da 2K non riscrivibile nella parte superiore, quindi stessa operazione anche per la RAM superiore. Seconda VRAM sostituita, la procedura è la stessa della prima VRAM, quindi lo abbiamo già visto insieme. Adesso non perdo altro tempo e vado subito a provare la scheda. Accendo il monitor e vediamo. Perfetto, amici, funziona! Il test è stato passato. Qua dice anche che se vogliamo testare lo Z80 dobbiamo utilizzare una cartuccia. Avete presente le cartucce del gioco? Va modificata una EEPROM all'interno con un programma che si chiama M1, ma poi questa cosa qua la vediamo in un altro momento perché per il momento non ci interessa lo Z80.
Adesso però voglio provare a resettare il BIOS utilizzando Start e Select. Dobbiamo inserire il joystick nel controller numero 1 e provare a resettare, ma ai, qua non funziona, non si resetta. Questo significa che la parte del controller gestita da un chip ha qualche problemino. In effetti, vi ricordate che questa scheda aveva il connettore qui con delle piste rotte? E quelle piste rotte sono proprio i contatti che vanno al controller. Il problema grosso non è qui, il problema e non è neanche nella porta qui, ma secondo me questo connettore è stato messo al contrario, ha rovinato le piste, ma poi l'alimentazione è scesa giù di qua ed è arrivata fino al chip che gestisce le porte del controller. A questo punto direi che siamo proprio fermi perché questo chip, il Pro B0, è introvabile a meno che non si recupera da una scheda che ha ad altri problemi, quindi alla fine si può recuperare e ripararne una, praticamente da due farne fuori una. Mi sa che adesso mi devo fermare con questo video perché non so più come andare avanti. Secondo me il problema delle porte joystick è proprio gestita da questo. Ho già controllato tutto, quindi resistenze, qui in zona, i chip di gestione. Insomma, non c'è niente che è guasto praticamente. A questo punto, amici, a parte che il video è diventato troppo lungo, ma comunque non possiamo più continuare questa riparazione perché non ho il chip di ricambio, non ho la possibilità di testarlo con un oscilloscopio e mi devo fermare proprio qui. Se avete delle idee su come continuare questa riparazione, scrivetelo qui sotto nei commenti. Ma soprattutto se avete anche un link dove posso recuperare questo chip o se ne avete una in cantina rotta con altri problemi, la volete donare per fare questa riparazione, io sarei davvero contento di riprendere questa riparazione e di fare un secondo video. Dopotutto, diciamo che questa riparazione non è poi andata così male perché comunque spero che qualcosa vi è rimasto in mente, sapete che esiste un chip che fa la diagnostica del BIOS e conoscete anche adesso le lettere qui dell'alfabeto che servono a individuare i vari chip sulla scheda. Benissimo, amici, un salutone al grandissimo Marco, il proprietario di questa scheda, un salutone a tutti voi, ovviamente, e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao ragazzi, alla prossima!